Quando il frutto è integro, cioè vengono portate, poi vengono trasportate attraverso questo nastro e vengono separate dalle foglie e dai rami, lavate in questa vasca, asciugate e poi fino a qui diciamo il frutto è integro, per cui non c'è problemi di ossidazione. Voi sapete che è un frutto. Quando lo tagli si asciuga, si ossida immediatamente, molto rapidamente. Per cui l'obiettivo per questa top di qualità per noi era avere un sistema più moderno, e tutto questo viene continuamente aggiornato e adattato teoricamente da questa fase all'estrazione. Dovrebbe essere ancora molto più breve il tempo, cioè noi praticamente in 30 minuti esce l'olio, però diciamo ci sono delle fasi di la granulatura, cioè qui questa è la frangitura è molto veloce naturalmente, poi le granule devono far girare la pasta fino a quando si separa a causa degli enzimi, adesso è una storia un po' lunga, cioè la rottura del frutto fa sì che escano degli enzimi dal frutto che sollecitano la separazione del grasso, insomma dell'olio. Perciò visualmente noi controlliamo che l'olio venga alla superficie, perché non c'è un altro sistema, ma è proprio fisico, l'olio è più leggero di tutto il resto, per cui galleggia. Per cui viene inviato l'olio, se venite di qua, a causa del fatto che l'olio è più leggero, al centro viene estratto l'olio e tutti i residui restano nel cilindro esterno e vengono estratti, inviati attraverso una pompa sotto poi il piazzale in dei trattori, e poi diciamo inizialmente avevamo cominciato a fare proprio una cosa circolare, cioè ridare al terreno i residui, ma adesso stiamo facendo un altro esperimento e stiamo insieme alle potature e alla massa, perché abbiamo detto prima che l'olio, diciamo che nella migliore delle ipotesi possa dare il 15%, noi facciamo una raccolta molto precoce, una spremitura a freddo, per cui non riscaldando, che c'è questa azione di maggiore stress per l'olio, però se ne può ricavare di più. Per cui non lo facciamo a freddo, certe volte abbiamo una media di 10-11, bisogna fare semplicemente una sottrazione, 100 litri, 100 kg, togliamo 10-11 kg, 89-90 che sono residui, è tantissimo. Però questi residui sono anche una risorsa, c'è tantissimo che si può fare, addirittura anche noi, anche le foglie, perché naturalmente le olive arrivano e sono piene di foglie, perché nella raccolta cadono anche le foglie, per cui le foglie, i residui, cioè la sanza si chiama, più le potature, più l'azione atmosferica, l'acqua. Adesso stiamo studiando appunto l'utilizzo dei microorganismi per accelerare la macerazione di tutto questo, per cui per ricavarne un fertilizzante naturale. A questo proposito mi viene in mente, ma non è immediatamente, sarebbe molto interessante poter estrarre e fare della fermentazione direttamente con le foglie di olivo, però per adesso abbiamo fatto fare col nostro olio una crema per il corpo che è fantastica, penso che la userò anche per il viso, bellissima, che sta facendo una società che è specializzata. Sono tutti piccoli esperimenti fatti con dietro di voi c'è l'olio, esce da qui
da davanti, insomma adesso ovviamente è un po' smontato, viene messo in questi contenitori la sera quando abbiamo finito di ovviamente di lavorare le olive, viene filtrato, qui ci sono tutti dei filtri, delle carte speciali fatte apposta che servono per trattenere le impurità, perché una volta le impurità rimanevano nel fondo dei contenitori, ma naturalmente tutto questo faceva diciamo irrancidire, cioè contaminava l'olio, perché poi nel giro di poco tempo non aveva più le caratteristiche originali, per cui abbiamo deciso di filtrare. E la conservazione ottimale, per cui non c'è ossidazione. Ci sono tre cose che sono nemiche dell'olio per la conservazione, che sono la luce, il calore e luce e calore, sono tre, adesso ve le dico la terza. L'umidità. No. Comunque questi contenitori, cioè voi capite, abbiamo 4.000 piante e questi contenitori contengono 3.000 litri d'olio, per cui praticamente abbiamo una resa bassissima